Ragazzi, ciao a tutti, ormai siamo entrati in questo trend qui. Alle volte comunque il secondo video di giornata è doveroso, no? È doveroso, dipende poi anche da quello che accade nel corso appunto della giornata stessa. E oggi come secondo video di giornata, perché comunque bisogna ogni tanto anche tornare a buttarle in caciara, perché rimane il pane quotidiano di questo canale, comunque, quindi sia quando si ha la possibilità, onestamente, perché no? Mi sembra un dovere rispondere in un qualche modo a Bernardeschi, perché io posso capire veramente tutto quanto. Però, se tu dopo aver fatto un gol al San Marino da capitano, probabilmente il punto più basso della nazionale italiana da qualche anno a questa parte, ti presenti davanti ai microfoni facendo anche magari no il fenomeno, perché qui gioco bene, perché gioco nel mio ruolo. E quello può essere anche vero, ma magari entriamo nel merito dopo. In più poi perché gioco così, gioco meglio, perché qua le giocate mi riescono, no? Mi si concede anche di tentare la giocata. Ecco, Dio boh, ma almeno voglio dire, sta zitto. Io penso che uno come te, per quanto riguarda il contesto Juventus, con tutto il bene del mondo, te lo dico, ringrazia ancora che sei lì, ringrazia che ancora ti hanno dato diverse possibilità e nonostante tutto continuano a dartene e basta. Stop. Cioè, te secondo me quando parli di Juventus ti dovresti limitare a dir quello, grazie che ancora mi tenete, perché veramente parlare di perché qua mi riescono le giocate in un'amichevole contro il San Marino, dove che, se io adesso stacco il video, vado al primo Chiringuito in spiaggia, trovo metà della rosa del San Marino, forse più ubriaca di me. Ecco, non penso sia il contesto adatto poi anche per parlare, no, di giocate che riescono. Dio boh, al San Marino, uno fa il barista, uno fa il meccanico, uno fa l'università. Che boh, se non ti vengono le giocate neanche lì, c'è da spaventarsi, onestamente. Poi questa cosa del ruolo, appunto, magari può essere anche giusta, no? Raramente magari si è data a Bernardeschi la possibilità di avere una continuità in un ruolo specifico, un ruolo magari più ideale alle sue caratteristiche. Allo stesso tempo, però, insomma, a una certa, no? Uno si chiede, ma il tuo ruolo qual è? È vero, ne hai fatti diversi, hai fatto il centrocampista, il trequartista, il terzino, l'ala. Qual è l'ala? L'anno scorso Diomo eri titolare nel 4-3-3, ala destra. Venivi utilizzato perché altrimenti Douglas Costa si spaccava. Lì però le prestazioni erano quelle che erano. Centrocampo, stesso discorso, terzino, figuriamoci proprio. Non è che forse magari a una certa potresti essere tu. Piccola domanda, una riflessione proprio personale, non è che magari a una certa ti rendi conto che forse tu non sei all'altezza? Che attenzione, io non dico che tu sia scarso, dico solo che magari per diversi fattori la Juventus non è il tuo ambiente ideale, vuoi perché magari, come in un qualche modo hai fatto interpretare quantomeno a me, la Juventus magari è un contesto dove la giocata sbagliata viene perdonata sicuramente meno e hai meno margine d'errore. E devi rimanere sempre sul pezzo, quantomeno a livello mentale. Però è così, cioè, forse magari non è che sei tu a una certa, no, il colpevole, il responsabile di questa situazione. E l'idea, no, di cambiare squadra potrebbe essere la scelta giusta per dire, infatti, l'invito che ti faccio è proprio questo qui. Tu all'europeo veramente prenditi la briga di fare tutte le giocate che vuoi, tutte le giocate che ti pare, dato che in nazionale di Ebotti vengono tutte, falle tutte, fanne 4-5 partite agli europei, sempre, di continuo, così ti vengono tutte, squadra, offerta. Così vai in una società che ti dà la possibilità anche, no, di farti giocare nel tuo ruolo giusto, di farti provare tutte le volte che vuoi le giocate rischiose che di solito ti vengono, no? E quindi a posto. Poi anche qui a me comunque fa ridere. È vero che magari io non ho un feeling particolarmente stretto con Bernardeschi, però mi vai a parlare di giocate quando contro il Lione a porta vuota l'hai tirata fuori, che c'avevi veramente la porta a 15 centimetri, era un pochino di lato, però per uno che gioca in Serie A, beccare 7 metri di porta da quella posizione non penso che si parli, no, eventualmente di miracolo sportivo. Con il Lecce a portiere battuto, a porta vuota hai preso palo. Anche in questa stagione ogni qualsiasi tipo di giocata nel
nel dubbio la facevi sbagliata. Non penso sia sempre il ruolo. Contro il Verona Diebosch è caduto contro la bandierina, ti sei fatto far fallo dalla bandierina. Contro l'Udinese, cazzo, hai fatto peggio di Sturaro. Contro Lione non trovavi più la palla, ti sei rincoglionito e sei caduto sopra la palla. Lì non penso sia proprio questione di provare la giocata o di ruolo sbagliato. Lì secondo me ci sono altri motivi. Dopo magari sono particolarmente cattivo io e quindi mi soffermo a dire semplicemente questo. Quindi infatti io ti rinnovo questo invito, ma proprio dal profondo del cuore, per il bene di tutti. All'Europeo fai veramente tutte le giocate che vuoi, così faranno a pugni per averti. Diebosch alzerà un'asta della Madonna, così poi via, via, fuori dai maroni e... poi, no, tutti quanti felici. La Juventus si prende i soldi, tu avrai la possibilità di giocare nel tuo ruolo e fare tutte le giocate che ti pare, anche perché altrimenti sarebbe un fallimento di Raiola, no? Il re del mercato, cazzo, no? È facile farlo con Pogba, con Haaland, con Donnarumma. Fallo con Bernardeschi se vuoi fare il fenomeno. Fammi vedere che sei il re del mercato piazzando Bernardeschi. Forza, adesso voglio la dimostrazione che tu sei il re del mercato. Poi certo, facci arrivare anche Donnarumma, Pogba, tutti quelli che ti pare. Però adesso voglio vedere il re del mercato con Bernardeschi. Però davvero, sentire certi discorsi a me fanno andare veramente nei matti, soprattutto quando vengono detti da giocatori che... silenzio e basta. Forse solo Ramsey può parlare meno di te, solo che lui lì purino ha quel problema che i muscoli fatti di pane e merda, quindi è colpa sua fino a una certa. Se fosse sano, guarda, saresti proprio davvero l'ultimo davvero, perché un po' va bene tutto quanto, ma se deve fare anche il fenomeno Bernardeschi da capitano dell'Italia dopo che addirittura gli sono venute fuori 3 giocate contro il San Marino, significa che veramente la situazione inizia ad essere greve. E se anche tu magari hai capito che la Juventus non è il luogo adatto a te, perfetto, c'è solamente una cosa da fare. Hai anche il re del mercato come procuratore, una soluzione penso si possa trovare per il bene veramente di tutti. Magari qualche spicciolo di commissioni Raiola se lo riesce a prendere anche da te, quindi se proprio ti va fai una cortesia e la porta sai tranquillamente dov'è. Prima però d'uscire fai anche qualche giocatina salutando tutti quanti, perché così ti ricorderemo con un bel sorriso. Detto questo, dai, lascia perdere. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare. Fino alla fine. Forza Juve!